Professore Ortolani, siamo qui alla funivia Mazzarò a Taormina. Ecco, da un primo sopralluogo, che idea si è fatto? Siamo in un punto particolarmente importante per la criticità che caratterizza l'area e che caratterizza purtroppo migliaia di situazioni simili in tutta Italia, dal nord al sud, alle isole. Cioè, l'occupazione di un alveo naturale da parte dell'uomo senza avere chiesto, tra virgolette, l'autorizzazione alla natura. L'uomo ha invaso a suo tempo l'alveo, ha realizzato la stazione, il parcheggio e il canale che drena questo bacino imbrifero è stato intubato in una sezione che, diciamo, con tutta la buona volontà dell'acqua, difficilmente potrebbe fare defluire una piena causata da un nubifragio, ma nemmeno molto potente come quello che ha devastato la zona tirrenica, del Mela, ad esempio. È una situazione chiaramente a grande rischio. Abbiamo visto poi altre situazioni delicate nella zona della villa comunale, Comunale. dove c'è un modo di liberarsi dell'acqua piovana lungo il versante molto inclinato che ha dato origine a una serie di dissesti che si vedono attorno a tutto il costone. E il problema è destinato non ad autorisanarsi, ma ad aumentare, ad ampliarsi. Qui vediamo anche dietro l'impianto della funivia una colata di fango di non grande dimensione che ha superato questa specie di rete che doveva proteggere. Si è accumulata nel piazzale dove lavorano. Quindi abbiamo una serie di situazioni che sicuramente dovrebbero essere affrontate in maniera decisa e immediata. Sicuramente non si può porre rimedio in pochissimo tempo a tutte le situazioni che caratterizzano i costumi e determinano situazioni di pericolo e di rischio per le persone, le infrastrutture create. Ci vorrebbero immediatamente notevoli risorse finanziarie. Non credo che aspettino i carri di finanziamenti pubblici per riversarli su Taormina. Per cui io credo che mentre si avviano sagge azioni tese a risanare queste situazioni che si sono realizzate stratificandosi nel tempo di decine di anni, occorra almeno fare un pensiero per garantire la sicurezza almeno dei cittadini. Vediamo qui la situazione tipica: l'evento piovoso di non molti giorni fa ha creato l'afflusso di terra, fango, che non è stato evacuato dal tombino, si è riversato sopra al piazzale, ma si è riversato in maniera, come dire, delicata. Altra cosa è un flusso detritico fangoso che venga innescato nelle parti alte in seguito a una, virgolette, bomba d'acqua che si può verificare lungo questa parte della costa tirrenica, l'abbiamo già sperimentato tragicamente il 1º ottobre Sì, di un famoso 2009. 2009. Quindi ben altro impatto avrebbe, perché si tratterebbe di un eventuale afflusso, speriamo non accada mai, ma di una massa di detriti e fango, almeno che rispetto al piazzale dove siamo noi, di 2-3 metri, che spazzerebbe il piazzale, come è stato nelle strade di Giampilieri, di Scaletta Zanclea. E allora avrebbe un impatto, diciamo, devastante per eventuali persone che si trovano sul piazzale, che stanno aspettando la funivia. Ecco. Sì. Quindi abbiamo una situazione che, a mio avviso, dovrebbe portare a trovare il sistema almeno per mettere in sicurezza i cittadini. E questo sistema noi l'abbiamo proposto dopo i tragici fatti del 1º ottobre 2009, è un sistema che consenta, con pluviometri moderni, che costano circa 3.000 euro l'uno, non costano assai, basterebbero nel bacino a monte 3-4 pluviometri di questo, che sono in grado di intercettare sul nascere l'inizio del nubifragio, perché dà luogo
ha una curva di registrazione tipica. Sapendo che dopo l'inizio del dubifragio noi abbiamo a disposizione, vista l'ampiezza del bacino, alcune decine di minuti di tempo, intercettato il nubifragio, dopo 10 minuti può essere lanciato l'allarme che deve portare ad esempio a liberare il piazzale. Cioè state attenti che può arrivare questo flusso di piena scappata nei rifugi. In tempo di guerra si diceva, quando si intercettavano gli aerei nemici, e questo è attualmente un intervento che può garantire la sicurezza dei cittadini. Nel frattempo l'amministrazione cerca di mettere a punto progetti di risanamento, di miglioramento, che occorreranno, per cui occorreranno tempi di elaborazione, tempi per avere i finanziamenti, però almeno, diciamo, i cittadini li mettiamo al sicuro.